Vivisol è multinazionale del gruppo Sol, società che da oltre 20 anni eroga servizi di assistenza domiciliare ad elevato valore aggiunto e attraverso l'erogazione appunto di questi servizi entriamo a domicilio di oltre 285.000 pazienti sia in Italia che in Europa per quanto riguarda la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia domiciliare, la nutrizione enterale e tanti altri servizi annessi. Chiaramente la sinergia di questi servizi la si ha attraverso l'assistenza domiciliare integrata ad alta intensità, servizio che viene erogato a domicilio per pazienti affetti da gravi cronicità complesse, in particolar modo patologie neurodegenerative. L'obiettivo di Vivisol è quello di porsi chiaramente come solution provider, quindi non soltanto fornitore per la sanità pubblica, ma sicuramente come partner per identificare quelli che sono i nuovi modelli e le linee guida da avviare per arrivare ed intercettare sempre in maniera più profittevole i bisogni degli assistiti. In Italia viviamo oggi un sistema sanitario nazionale estremamente eterogeneo e legato a dinamiche decisamente diverse tra una regione e l'altra, motivo per cui ciò che è oggi un percorso di cura delineato in un determinato modo all'interno della regione Lazio può esserlo diversamente all'interno di una regione anche limitrofa. Da qui sicuramente nasce la necessità di avviare dialoghi tecnici, tavoli di lavoro per arrivare a quei processi di accreditamento dei soggetti come gli home care provider che da oltre 20 anni erogano questo modello di servizio e che necessariamente devono entrare in un percorso di consolidamento dei percorsi di cura per pazienti affetti da patologie di tale complessità. Questa eterogeneità nel modello porta sicuramente una disparità in termini di erogazione di livelli di assistenza anche fra ASL ed ASL della stessa regione e dello stesso territorio. Obiettivo comune deve essere quello di identificare in maniera coerente i piani di assistenza individuali per patologia, definendo quindi linee guida chiare che possano essere applicate sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista amministrativo, per garantire egual livello di cura e diritto alle cure per ogni singolo assistito.